Parliamo con Luca Visconti della vittoria in una gara. Beh, lascio a te la definizione di questa gara. È una gara, forse non è una sola, sono due. E secondo me le mie giocatrici nel primo quarto hanno voluto provare se quello che io gli avevo detto di fare, che le caratteristiche dell'avversario erano vere. Si sono accorte che erano vere, perché se noi lasciamo a Sanga correre, giocare noi troppo rapidi in attacco senza ragionare e con un passaggio e tiro, allora la partita diventa 29-8. E mi hanno dato ragione, probabilmente, a parte gli scherzi, e negli altri tre quarti, con una difesa un po' più accorta, sono venuto con molta calma, con molta fiducia, ma veramente in un gioco giocato, e allora a quel punto la partita ha cambiato registro. Però da qui a dire che sul 29-8 alla fine del primo quarto io avrei scommesso sul 59-56 finale, bene, era una bella scommessa. Sicuramente. Allora, secondo te è tutta una questione mentale o più tattica di questa differenza, diciamo, tra le due gare, come hai detto tu? No, è una questione, è entrambe le cose. Allora, io voglio dire anche una cosa giusta, cioè Milano nel primo quarto ha fatto un bellissimo pallacanestro, cioè gliela invidio, ha fatto una pallacanestro soprattutto con Maffini e anche con tante altre scelte davvero bella, cioè una bella pallacanestro supportata anche da alte percentuali. Ci ha punito laddove doveva punirci e sono state davvero brave. Poi quando noi siamo riusciti sia con la testa, perché per cambiare tatticamente una partita bisogna essere concentrate e aver fiducia nella testa e poi farlo però tecnicamente, tatticamente in campo, le abbiamo messe un po' più in difficoltà e a quel punto la partita è diventata punto a punto, però noi partivamo da meno 20 e quindi non era scontato. Per questo proposito volevo chiedere un tuo commento anche a quell'altra fase della partita dove eravate a meno 2 e siete tornati a meno 10. Lì forse la montagna era addirittura ancora più alta, o no? Sì, decisamente, però purtroppo sono situazioni che quando si cerca di recuperare e poi si arriva lì e si subiscono due canestri, probabilmente si subisce anche il terzo, di solito. È vero, lì secondo me, sono d'accordo con te, è stato il momento ancora più difficile perché sembrava recuperata, e ricadere in doppia cifra di svantaggio è stata dura, però a fine terzo quarto siamo state concentrate, l'abbiamo ricucita e poi nell'ultimo quarto penso che abbiamo fatto un piccolo capolavoro. Una partita da playoff questa? Sì, una partita playoff, gli arbitri maschi, non nel senso di genere ma nel senso di arbitraggio, una partita veramente di una fisicità spaventosa, gli arbitri hanno veramente fischiato poco ma l'hanno fatto per tutta la partita. Non ci siamo innervositi, fortunatamente abbiamo capito cosa dovevamo fare contro questo tipo di arbitraggio. Ho detto questo, poi se voglio citare Cecilia Zagni, non segna due tiri dai mezz'angoli da 3 da 2 e Caccialanza con un bellissimo step back dall'angolo sinistro non ci porta da prima sopra di 3, la partita era più complicata. Quindi il talento individuale delle giocatrici, oltre al grandissimo senso del gruppo, non dico che hanno fatto la differenza, perché secondo me fra noi e Sanga non c'è differenza. Loro sono un'ottima squadra e penso che lo siamo anche noi. Quindi siamo due squadre che si giocano posti in playoff, entrambi ci siamo, si giocasse tra solo di sapere chi più in alto, chi più in basso. Quindi grande onore a loro che sono venute sul nostro campo a metterci in difficoltà, l'hanno fatto bene, e grandissimo merito alle mie giocatrici che non si sono abbattute in un momento di difficoltà atroce.